Allora, riprendiamo da questa prima bozza, prima versione del nostro diagramma delle classi, in cui abbiamo cercato di riassumere i tipi di informazioni principali su cui questo sistema informativo dovrà lavorare. Okay? Queste sono informazioni a livello astratto, come le abbiamo definito prima, informazioni generiche, no? Il concetto famiglia sotto di sé avrà tante famiglie specifiche, il concetto figlio dentro di sé avrà tanti individui specifici, tutti della classe figlio, che avranno un certo insieme di informazioni. Il formalismo UML prevede di rappresentare, se ci serve, questi individui specifici attraverso un elemento grafico che si chiama oggetto. Quindi, se noi avessimo necessità, e lo faremo forse solo per esemplificare magari alcune situazioni per capirle meglio, ma normalmente non fa parte del modello di analisi, si possono rappresentare i singoli elementi di queste classi. Come? Attraverso, dove è andato? Non mi ricordo dove è finito perché non lo si usa mai. Questo rettangolo semplice che rappresenta un singolo elemento. Quindi in questo caso, se noi avessimo una classe di tipo città, potremmo dire che Torino è una città. Questo rettangolo senza i vari compartimenti rappresenta un singolo oggetto. Il nome dell'oggetto, due punti, il nome della classe a cui questo oggetto appartiene. Allora, nel nostro immaginario sistema di gestione dei vaccini potremmo avere per la classe figlio 1000 oggetti, 10.000, 5.000, dipende quanti figli gestiamo, 1000 oggetti di tipo figlio che corrisponderanno a nomi diversi. Antonio, Giuseppe, Francesco, Paola, Adriana e via via, sono tutti due punti figlio. Noi li riassumiamo tutti nell'unica classe figlio. Non li riteniamo tutti, 1000 non ci stanno in questo disegno. Però immaginiamo che siano tanti figli, tanti individui diversi, tutti dello stesso tipo. O meglio, avremo 1000 schede di informazione diverse che sono tutte relative all'informazione su oggetti di tipo figlio. Il sistema informativo lavora sull'informazione, non lavora sui bambini veri. Non vengono memorizzati ed elaborati dei bambini veri, frullati, fatti a pezzi, no. Vengono elaborate le informazioni su. Quindi anche l'oggetto, quello che noi chiamiamo oggetto concreto, non è per nulla concreto. È sempre una serie di dati che rappresenta però uno specifico, le informazioni su, questa frase qua che dobbiamo dire sempre, dobbiamo pensare sempre, le informazioni su uno specifico figlio. Mentre la classe figlio rappresenta le informazioni su il tipo di dato figlio. Dobbiamo un po' entrare nell'ottica, questa pezzo di frase, le informazioni su, è sempre sottinteso, chiaramente appesantisce tantissimo le frasi se lo dovessimo dire ogni volta, quindi ci concediamo di saltarlo, però intanto dobbiamo ricordarci. Come dicevo, però questa rappresentazione oggetti viene usata raramente, no? Quindi passiamo oltre e cominciamo a chiederci che cosa distingue famiglia da figlio. Cioè, messi così, uno si chiama famiglia, l'altro si chiama figlio. Sappiamo che il sistema informativo è idiota e quindi non capisce il significato di famiglia né il significato di figlio. Però sono due nomi come se li avessimo chiamati A e B.
Allora, cos'è che fa sì che il sistema informativo rappresenti la famiglia in un modo diverso da come rappresenta il figlio? Perché se in realtà ci scoprissimo che rappresenta allo stesso modo, ci chiederemo in realtà la stessa cosa. Perché l'informazione sul figlio si articola in una serie di dati che sono diversi dai dati che costituiscono l'informazione a proposito della famiglia. Tutte queste varie classi sono diverse perché ciascuna è rappresentata da un insieme di dati diversi. Questi dati che vengono chiamati attributi di una classe. Quindi una classe, oltre ad avere un nome, ha anche una serie di attributi. Attributi che rappresentano i dati semplici, i dati grezzi, che utilizziamo per descrivere le informazioni sugli oggetti di quel tipo. Tutti gli oggetti di quel tipo avranno gli stessi attributi, gli stessi tipi di attributi, con valori ovviamente diversi. Dicevamo prima, tutti i bambini avranno nome, cognome, codice fiscale, data di nascita. Allora, gli attributi di una classe sono descritti, ciascuno degli attributi di una classe è descritto da una coppia nome tipo. Quindi io dirò che ogni bambino ha un nome di tipo, che cos'è il tipo di dato per rappresentare un nome? Una stringa, un testo. Ogni bambino avrà un cognome di tipo di nuovo testo, stringa. Ogni bambino avrà una data di nascita di tipo data. E così via. A livello della classe non so quale sia la data di nascita, non lo devo specificare, non ha senso specificarlo. Sto dicendo tutti i figli hanno un nome, tutti i figli hanno un cognome, tutti i figli hanno una data di nascita. Poi ogni singolo figlio avrà quel nome lì, quel cognome lì, quella data di nascita lì, quindi completo, che sono diversi da quelli di tutti gli altri. Quindi ad esempio sul figlio, se io faccio un clic sul rettangolino giallo, mi apre il secondo scompartimento nel quale mi permette di scrivere il nome dell'attributo, due punti, il tipo di dato che rappresenta questo attributo. Quindi abbiamo detto che il figlio ha ad esempio un nome che è di tipo stringa. E dice, guarda che stringa non l'ho mai visto prima, vuoi creare un nuovo tipo per controllare che non abbia fatto un errore di battitura? Sì, se sì mi crea una classe string. Posso avere un cognome, due punti, string, a questo punto posso avere una data di nascita di tipo date, per ora abbiamo parlato di questi essenzialmente. Mentre invece per la famiglia che informazioni ho? Beh, posso avere informazioni del padre e della madre, no? Quindi padre descritto da un suo nome che può essere una stringa, madre, poi la situazione reale è molto più complessa, no? Ciao finta che va bene così. Che vada bene così, no? Ah, un'altra cosa che abbiamo detto a proposito del figlio è il codice fiscale, quindi metto qua, primo invio, codice fiscale, anche lui una stringa di un tipo particolare, ma sempre una stringa di testo. Quindi, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la classe figlio ha quattro attributi: nome, cognome, data e codice fiscale. Data di nascita e codice fiscale. Questo significa che ogni oggetto della classe figlio, quindi ogni scheda che contiene le informazioni di uno specifico figlio, dovrà necessariamente avere queste quattro informazioni. Dovrà valorizzare, cioè dare un valore specifico a queste quattro informazioni. Quindi in realtà l'attributo a livello di classe è fatto da due campi, nome e tipo. A livello di oggetto è fatto di tre campi,
il nome, il tipo che devono essere quelli della classe e il valore specifico che ha quel bambino. E per ogni oggetto i valori del nome, del cognome, del nascita, del codice fiscale saranno, potranno essere diversi, ovviamente. Ok? Vediamo un po' cos'altro ci suggerisce il testo. Ci dice, allora, informazioni relative ai propri figli, sistema collegato alle banche dati, tra le informazioni da essere controllate, la famiglia controllare, corregge l'elenco dei figli di quella responsabilità fornendo i dati anagrafici completi, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ma anche il luogo di nascita, per avere in italiano, in Italia, i dati anagrafici completi. Quindi aggiungiamo ancora, magari qua, il luogo di nascita. Cosa ho fatto qua? Ho compilato la descrizione di una classe usando delle informazioni che non c'erano scritte nel testo. Il fatto che i dati anagrafici completi siano nome, cognome, luogo e data di nascita, lo sappiamo, è una, tecnicamente si chiama conoscenza di dominio. Io so che le informazioni anagrafiche sono queste, lo do per scontato. Nel campo del sistema informativo significa che un'informazione, una specifica che non viene dal sistema informativo ma dal contesto in cui opera. Se fossimo in un paese che ha invece un'organizzazione anagrafica diversa, pensate ad esempio ai paesi di lingua spagnola dove hai il doppio cognome, quello del papà e quello della mamma che ti porti dietro, allora questa informazione qua non sarebbe corretta, andrebbe articolata in modo diverso. Quindi nel testo non c'è, nel testo non ci può mai essere tutto. Quando si fa riferimento a qualche cosa, noi ovviamente dobbiamo integrarlo con la nostra conoscenza del mondo. Il sistema informativo non ce l'ha la conoscenza del mondo, il suo unico mondo sono i zeri e gli uni, i bit. E siamo noi che dobbiamo descrivere i dati che servono a descrivere questa informazione in modo completo. Quindi lavoro nostro. L'informazione del figlio, i dati anagrafici del figlio, ok? Quali sono i dati di cui ho bisogno per rappresentare l'informazione sul figlio? Alcuni sono scritti, altri li conosco io. Il codice fiscale lo devo mettere o no? Se sto alla lettera di dati anagrafici, il codice fiscale non ne fa parte. Nel testo non dice esplicitamente né di sì né di no. Allora, devo mettere o no? Va bene in entrambi i casi. Questa è una tipica, banale, stupidissima scelta di progetto, in cui a un certo punto mi accorgo di fare una scelta. Lo devo mettere o no? Il codice fiscale. Allora, in un contesto reale, quando tu hai un lavoro commissionato da qualcuno, e hai un dubbio di progetto, alzo il telefono, dico, senti, ma in questo caso cosa devo fare? Perché magari nell'analisi, nel colloquio iniziale, non sono emersi tutti i dettagli, ovviamente. Però man mano che noi facciamo l'analisi, il nostro scopo è proprio quello di andare a scoprire tutti i dettagli che mancano e fissarli nero su bianco. Allora a questo punto c'è un'interlocuzione, di cui poi è sempre meglio avere faccia scritta, col committente per capire che scelta fare. Fase di esame ovviamente non è che ci possiamo mettere lì a contrattare questo fallo, quello non farlo, l'unica cosa a cui ci possiamo attenere è questo testo. Quindi la regola per noi sarà che ogni interpretazione che voi facciate che sia compatibile col testo è corretta. Quindi qui non c'è scritto che ci vuole il codice fiscale, non c'è neanche scritto che non ci deve essere, che lo mettiate o no va bene lo stesso, non trapica. Okay. Se non mi mettete la data di nascita, questo invece è più grave. Non solo perché quando parliamo di dati anagrafici completi la data di nascita ne fa parte. Sì, va bene, se vogliamo essere pignoli o antipatici. Ma perché più avanti mi serve l'età del bambino? Mi serve. Al sistema informativo serve l'età del bambino.
per poter fare delle scelte, dire se il vaccino deve essere fatto oppure no. E se non ho quel dato, l'età, la data di nascita, non posso avere l'età del bambino e quindi non posso fare questa parte di funzione. Quindi un dato mi serve o perché è magari menzionato esplicitamente o implicitamente come informazione di dominio, o perché so che mi serve per fare un certo tipo di elaborazione prima, dopo, in seguito, di lato. L'ho scoperto nell'ultima riga che mi serviva l'età, magari noi siamo stati fortunati, ci abbiamo pensato prima, così, ma poi andando a leggere ho detto no, meno male che l'abbiamo messo alla rinascita, perché effettivamente se non l'avessimo messo l'avremmo dovuto aggiungere, perché lì ci serve. Per questo dicevo che è un processo iterativo, man mano che vai avanti scopri i dettagli, vai a aggiustare, vai a aggiungere dove ti serviva, fino a quando non hai un quadro coerente e completo. E per le altre classi, che informazioni ho sul vaccino? Allora, andiamo a vedere, il testo diceva qualcosa, vero? Diceva, ciascuna vaccinazione è definita da nome vaccino, tipo inoculazione, che non è una parolaccia, data esecuzione, eventuali effetti riscontrati. Allora, questi possono essere gli attributi della nostra classe vaccino, poi qui la volta chiamo vaccinazione, la volta chiamo vaccino, non facciamoci anche qua ingannare. Potrebbero essere questi quattro gli attributi della nostra classe vaccino? Proviamo a metterli. Allora, diceva nome, vieni qui, okay. Nome, due punti string, poi abbiamo la tipologia, per ora mettiamo string, si lo chiamava tipo di inoculazione, no? Di inoculazione, tipo. Data di esecuzione e per ultimo gli eventuali effetti riscontrati. Ok, allora per capire se è giusta questa, se abbia senso, che cosa stiamo descrivendo, proviamo a immaginare, e vi consiglio di farlo sempre questo esercizio, un oggetto o due oggetti di questo tipo. Allora, un oggetto di questo tipo è un oggetto che abbia queste quattro proprietà. Allora, nome, morbillo. Tipo di inoculazione, unica. Entra nell'esavalente, quindi un'iniezione unica. Non ho il primo e l'ultimo. Data. Cosa metto come data? Data in cui ho fatto quella vaccinazione. A chi? A un bambino, quale? Che ne ho mille. Vabbè, prendiamo un bambino. Diciamo che questo è il vaccino di Pierino. Allora, qui ci sarà scritto morbillo, tipo unica, data, la data in cui ho vaccinato Pierino, gli effetti che hanno avuto su Pierino. Poi ho Pierina. Avremo una bambina dopo di lui e scriverò, avrò un altro oggetto di tipo vaccino, dove scriverò il nome morbillo, tipo unica, la data in cui ho vaccinato Pierina e gli effetti che ho riscontrato sulla a valle della vaccinazione di Pierina. E così via, ne fatti due, devo fare ancora 998 bambini, di ciascuno descriverò la sua vaccinazione contro il morbillo.
Quindi in realtà questa classe vaccino, per come l'abbiamo fatta, in qualche modo rappresenta l'atto del vaccinare uno specifico bambino. Perché dentro c'è una data, ci sono degli effetti che ha senso definire solamente se conosco già il bambino. Poi impariamo come fare a capire di quale bambino sto parlando. Però il problema qual è? Che se io ho fatto mille, allora immaginiamoci queste schede, ne ho mille schede, in ciascuna delle quali c'è scritto nome, due punti, morbillo, in tutte mille. Poi tipo due punti unica inoculazione, per tutte mille. Poi c'è scritto data, che sarà diversa in ciascuna delle mille, e gli effetti, che speriamo non ci sia scritto niente, ma in qualcuna delle mille ci sarà scritto qualcosa. Allora, qui c'è qualcosa che non va. Perché noi stiamo mescolando, finora pensavamo che di avere un solo tipo di informazione, un solo concetto, che era il vaccino, quando in realtà ci accorgiamo che questo concetto è fatto di due metà. Una metà che è uguale per tutti, che è composta dagli attributi nome e tipo, e una metà che invece varia per ogni bambino. Quindi dobbiamo separare queste informazioni. Non ha senso ripetere mille volte che il vaccino si chiama morbillo e che ha un'inoculazione unica. È sbagliato. Perché è sbagliato? Perché se io ho un dato, la stessa informazione scritta in due posti diversi, sto cercando grane. Perché prima o poi, se ho scritto lo stesso dato in due posti diversi, prima o poi lo cambierò una parte e mi dimenticherò di cambiarlo dall'altra, e si disallineeranno i dati, non succederà più niente. Ok, qui noi dobbiamo avere un modello dati che sia robusto. Quanti anni deve durare? 60 anni? Da quando lo facciamo? Pensate quante violenze ci faranno sopra la logica di business su questi dati nei 60 anni a venire. Deve essere un modello robusto, che non funziona solo se quei due dati lì sono uguali, mi raccomando non cambiateli. Allora, per avere un modello robusto dobbiamo esplicitare il fatto che nella realtà ci sono dei tipi di vaccini e poi questi vaccini vengono applicati dai bambini. Quindi mi serve una classe in più che distingua il vaccino in quanto tale dal fatto di essere applicato al bambino. Chiamiamolo applicazione, chiamiamolo vaccinazione. A me piace più vaccinazione. Però mettete il nome che vi piace di più, l'importante, come abbiamo visto, sono gli attributi che sono dentro, non tanto il nome che do alla classe, no? Allora, la vaccinazione ovviamente conterrà sia la data, vediamo se riesco a spostarlo, ma guarda che roba, che effetti speciali, sia gli effetti collaterali di un determinato vaccino. Ah, così mi piace tanto di più, perché è una classe vaccino che raccoglie i cui oggetti, le cui istanze, le cui righe, contengono tutti i vaccini possibili e immaginabili. Morbillo, la rosolia, non fatemi dire che non so, eccetera, eccetera. Tetano. Tetano è carino perché devi fare tre richiami. In realtà deve comparire tre volte. Poi, e lo scrivo una volta sola, qua. Poi avrò tante vaccinazioni di tanti bambini che in questa, diciamo così, tabella delle vaccinazioni aggiungerò una riga ogni volta che un bambino viene a fare una vaccinazione e scriverò la data in cui è venuto e gli effetti che ha avuto. Quindi ho un librone che praticamente non cambia mai, che è l'elenco di tutti i vaccini possibili, e un registro che invece continua ad aggiornare, ad aggiungere informazioni ogni volta che viene un bambino. Proviamo anche un po' ad abituarsi a immaginare dei dati che sono relativamente statici, non cambiano quasi mai questi, i figli cambiano raramente quando nasce uno, le vaccinazioni cambiano molto più frequentemente perché ogni volta che un bambino ne fa una aggiungo dei dati. Quindi se vedo che ho dei dati che hanno un ciclo di aggiornamento diverso, molto probabilmente sono tipi di dati diversi.
non prendete per oro colato nessuna delle regole, dei suggerimenti che vi do, no? Perché l'unico oro colato è il nostro ragionamento. Però sono dei sintomi che dicono, guarda, attenzione, gli dite, hai 100 vaccini, hai 12.000 vaccinazioni. No, cioè, hai 12 vaccini, per 1.000 bambini avrai 12.000 vaccinazioni. Quindi se hanno dei numeri di oggetti diversi, è meglio, sono classi diverse. Manca ancora una cosa, ad esempio il vaccino, adesso che si ragiono e riesco a ragionarlo come testa separata, un'informazione importante per il vaccino è l'età entro cui è obbligatorio. Perché poi noi dobbiamo portare a guardare il bambino, ricordiamoci. Infatti quello diceva il testo, no? Confrontandola con l'età richiesta di ciascuna vaccinazione. L'ultima riga. E quindi questa è una caratteristica del vaccino, età, che è un numero intero. Questo vaccino va fatto entro i 6 anni. Oppure a 6 anni, quando il bambino ha una certa età. Okay. Tra l'altro mi piace perché se anche il sistema andasse in onda domani mattina, quindi per ora non c'è ancora nessuna vaccinazione, perché non è ancora venuto nessuno a registrarsi, il sistema è vuoto i dati, le informazioni sui vaccini le ho. Dicevamo prima, una classe deve avere un'esistenza indipendente dalle altre. Quindi io posso descrivere le informazioni su un vaccino anche senza che nessuno sia mai venuto a farsi la vaccinazione, anche se non ho ancora niente di qua, questo ce lo posso avere. Sono indipendente, la loro esistenza è indipendente. Prima non potevo, perché non riuscivo a scrivere le informazioni sul vaccino se non c'era anche dentro la data e gli effetti, e quindi almeno un bambino era venuto a vaccinarsi. Cioè avevo un sistema che a priori non sapeva quali fossero i vaccini possibili. Qui stiamo imparando a leggere il significato di questi diagrammi. Sposto un attributo di qua, di là, cosa vuol dire? Vuol dire che io sto facendo un modello del mondo qua e mi chiedo, spostando gli elementi, ragionandoci, qual è la rappresentazione che è più fedele possibile al modello, a come funziona il mondo vero. Come funziona il mondo così come me l'hanno rappresentato in questo scenario. Ok? Ok, adesso sono tutte classi separate, le altre non abbiamo ancora guardate, concentriamoci su queste, che sono quelle un pochino più facili e più importanti. Però ho detto delle frasi che sono rimaste un po' a metà. Ho detto, ok, quella vaccinazione è un bambino che è venuto in quel giorno a fare una vaccinazione ben precisa. Ho capito, ma quale bambino? Quale vaccinazione? Allora, queste informazioni sul fatto che sia venuto con una vaccinazione un bambino di cui ho le informazioni della classe figlio, sono proprio la tipologia di informazione che in qualche modo lega oggetti di classi diverse. E nel linguaggio dei diagrammi delle classi si chiamano associazioni. Un'associazione rappresenta un collegamento logico, dice qua, tra due classi. Direi io forse più correttamente tra gli elementi, tra gli oggetti di due classi. Vuol dire che un oggetto della classe figlio e un oggetto della classe famiglia sono collegati. Da che cosa? Beh, dal fatto che quel figlio vive in quella famiglia lì. Che un oggetto della classe vaccino, bambino, è un oggetto della classe vaccinazione, il 3 ottobre, sono collegati dal fatto che il 3 ottobre è venuto a fare la vaccinazione sul bambino. Quindi noi definiremo a livello di classi, sul nostro diagramma delle classi, delle associazioni che collegano due classi.
quando io definisco un'associazione tra due classi, sto dicendo che può esistere un collegamento tra gli oggetti delle relative classi. Non sto dicendo che tutti i figli hanno fatto tutte le vaccinazioni, sto dicendo che tra alcuni figli e alcune vaccinazioni c'è un collegamento. Però devo prima prevedere che il collegamento possa esistere, e questo lo faccio a livello di classe, a livello astratto. Quindi l'associazione viene, di fatto, rappresenta il fatto che tra gli elementi di una classe e gli elementi di un'altra classe ci sia un collegamento che per me ha un significato. Non basta dire c'è un collegamento, sì, ma il collegamento è che? Studente corso, il collegamento cosa dice? Che sei iscritto al corso o che l'hai superato? Perché c'è un po' di differenza da fare, no? E quindi ogni associazione può collegare alcuni studenti ad alcuni corsi. Devo sapere se questa è una relazione che mi dice questo studente è iscritto a questo corso, quest'altro studente è iscritto a questi due corsi, questi due studenti sono entrambi iscritti a questo corso. In astratto dico che c'è una relazione che chiamo iscrizione tra studenti e corsi. In concreto alcuni studenti specifici saranno iscritti ad alcuni corsi specifici, non è che tutti gli studenti sono iscritti a tutti i corsi. Okay? Quindi noi stiamo prevedendo a livello astratto la possibilità di creare una relazione con un certo significato preciso, che avverrà ovviamente a livello di singolo oggetto. Si chiamerà occorrenza dell'associazione. Questo collegamento, l'associazione è la relazione che c'è tra le classi, quella che c'è tra gli oggetti, se lo dobbiamo chiamare in qualche modo, si chiama occorrenza. Quindi, in questo caso, nell'esempio che c'era nella slide, io ho la classe studente, la classe corso, e una relazione frequenta studente, frequenta corso. La relazione viene rappresentata semplicemente attraverso una linea che collega le due classi e un nome che ci aiuta a descrivere il significato di questo collegamento logico. Poi vedete comparire anche una frecciolina. Quella freccia in realtà non fa parte della relazione, fa parte del nome. Perché visto che in questo caso, come vedete, abbiamo cercato di usare, visto che una relazione collega due elementi, dei verbi. Studente frequenta corso. Allora, visto che è un verbo, in questo caso è un verbo non c'è perché sia interrogativo. È un verbo che ha un significato non invertibile, cioè dire studente frequenta corso e dire corso frequenta studente sono due cose diverse. Allora, questa frecciolina ci dice semplicemente in che verso leggere la frase. Ok? La relazione in sé, la situazione in sé non ha frecce ai due estremi. Non ci sono delle frecce né qua né là. È la freccia nel nome che dice, guarda, se vuoi leggerlo a voce alta, leggilo partendo da sinistra verso destra. L'impiegato lavora in una città. L'impiegato è residente in una città. Quindi non è stata messa la frecciolina, come sottinteso si capisce dal contesto. La frecciolina è solamente appunto un aiuto per leggere la relazione. Okay? La relazione di per sé è sempre bidirezionale, nel senso che io posso sempre chiedermi, data una città, chi è che lavora in questa città? E allora vado a seguire questa relazione e mi troverò, data una città, quindi dato un oggetto della classe città, mi troverò tanti oggetti della classe impiegato, che sono quelli che sono in relazione con quella città. Oppure posso chiedermi, data una città, chi è residente in quella città? E anche qui troverò degli impiegati che sono residenti. Poi, un determinato impiegato magari è residente nella stessa città in cui lavora, o magari è residente in una città diversa da quella in cui lavora. Allora vorrà dire che se parto da un impiegato, io attraverso questa relazione trovo una città, oppure attraverso quest'altra relazione trovo la stessa città oppure una città diversa. Poiché queste due associazioni hanno una semantica diversa, no? Rappresentano un tipo di informazione diverso, è ovvio che il risultato dipenderà. Okay? Allora, nel nostro caso, vabbè, qui lasciamo fare queste qua che sono complicate. Nel nostro caso, che relazione abbiamo?
Allora, partiamo dalla parte facile, figlio e famiglia. È evidente che il figlio è legato in qualche modo alla famiglia di appartenenza. Quindi possiamo scrivere ad esempio che il figlio appartiene a una famiglia o la famiglia è composta da più figli? Chiamiamola come vogliamo, non è una scelta di nome. Per disegnare una relazione in Asta è molto semplice, vado semplicemente sul bordo di una classe, clicco, tengo premuto il mouse e arrivo all'altra classe. E lui mi crea in automatico questa linea. Finché la linea è selezionata posso scrivere con la tastiera il nome che voglio dare. Quindi famiglia, l'ho disegnato da sinistra verso destra, quindi famiglia composta, invio. Famiglia composta figlio. Questo mi dice, no, che se io prendo un oggetto di tipo famiglia, un'istanza di famiglia, attraverso la relazione composta troverò dall'altra parte le istanze di figlio che fanno parte di quella famiglia. E viceversa, se prendo un'istanza di tipo figlio, attraverso quella relazione troverò la famiglia di cui fa parte. La stessa cosa tra vaccinazione e figlio. Il figlio subisce, mi piace questo verbo, una vaccinazione. Questa vaccinazione fornisce un certo vaccino, una certa immunità da un certo tipo di malattia. Non è facile trovare dei nomi significativi sempre. Allora, in questo caso, data una vaccinazione, quindi è l'atto del fatto che un bambino va lì a vaccinarsi, io posso sapere chi è questo bambino e a quale famiglia appartiene, e posso sapere qual è il vaccino rispetto al quale si è protetto. Sarebbe sbagliato fare una cosa così. C'è uno può dire, ma che casino che hai fatto con le relazioni, con le associazioni? Qua dentro vaccinazione posso scriverci qua morbillo. E non mi frega niente di questa relazione, quando devo fare cose più complicate, no? In fondo, se io avessi un modulo cartaceo in cui devo registrare la vaccinazione, la prima riga sarà il nome del bambino, la seconda sarà il nome del vaccino, e poi c'è la data, gli effetti, eccetera, eccetera. Quindi un modulo cartaceo, le informazioni su chi è il bambino, qual è il vaccino e qual è la data, stanno tutte insieme. Allora io l'ho messo insieme anche qui. Altro ragionamento che potrebbe portare a questo, ma io quando faccio un database devo fare una chiave esterna, devo mettere una colonna che contiene il campo del nome del vaccino dall'altra parte, se no come faccio a collegare due? Allora, entrambi questi ragionamenti sono sbagliati, non si applicano. Qui ragioniamo, ci stiamo sempre chiedendo quali sono i concetti importanti, indipendenti tra di loro, e come si collegano tra di loro. Allora, un'associazione come fornisce, vaccinazione fornisce un vaccino, è una semantica esplicita, ti dice chiaramente che un vaccino viene fornito attraverso delle vaccinazioni e ciascuna vaccinazione fornisce uno specifico vaccino.
è esplicita questa informazione, è chiara, incontrovertibile. Mettere un campo che si chiama vaccino due punti string qui dentro, dove ci scrivo dentro morbillo, è come minimo fragile come scelta, perché mi sto basando, seguiamo il ragionamento, mi sto rappresentando un concetto forte, cioè una vaccinazione protegge da un vaccino, basandomi sul fatto che, guarda, qual è il vaccino da cui ti protegge? Beh, quello il cui nome nella classe vaccino coincide, se lo scritto uguale, alla stringa vaccino nella classe vaccinazione. Cioè tu stai sperando che due stringhe in due parti completamente diverse del tuo sistema informativo coincidano. Ok? È come dire che se due persone si chiamano Paolo sono cugini. O sono addirittura la stessa persona, perché si chiamano allo stesso modo. Non fidiamoci mai dell'identità di valore. Cioè non fidiamoci mai, non costruiamo mai il nostro modello sul fatto che sì, ma questo campo è uguale a quell'altro, quindi vuol dire che sono collegati. No. Quindi vuol dire niente. Quindi vuol dire che qui serve un'associazione esplicita che ci faccia capire che questa classe è collegata con l'altra. Poi che tra sei mesi qualcuno in una tabella del database mette una chiave esterna che si chiama così, va bene, chi si frega? Non è problema nostro. Il problema nostro è catturare il modello più fedele possibile della realtà. E quindi io ho fatto questo vaccino perché ho fatto proprio quello, non perché si scrive nello stesso modo. Immaginate quanti casini possono succedere se lasciamo l'identità di stringa. La infermiera che scrive in modo sbagliato il nome di un vaccino, morbillo contro L. Questo bambino si troverà che non può andare a scuola perché l'infermiera ha scritto morbillo contro L perché nel frattempo sta rispondendo al telefono. No? Allora, dove c'è un collegamento di informazione, rendiamolo il più esplicito possibile. Esplicito è attraverso una situazione, lo dichiariamo che così, sono collegati così. E quindi in qualche modo questo via. Stesso ragionamento ovviamente si può fare sul bambino. Il modo, anche perché sul bambino è ancora peggio, perché io così metto qua dentro il bambino? Il nome, il cognome, il codice fiscale. Non è chiaro che non c'è un attributo univoco del bambino che serve identificato. Ma anche il nome del vaccino è ambiguo, perché il tetano che ha tre inoculazioni, il primo iniezione, richiamo a un mese, richiamo sei mesi, scrivere tetano non basta. Vedete che se proviamo a fidarci dell'identità di nome, dell'identità di valore, cadiamo sui casi particolari, sugli errori di immissione dati. Invece mettere qua significa che dire a chi mi progetta il sistema informativo, caro mio, fammi un collegamento forte. Cioè, a livello proprio di dati, di regole di business, eccetera, deve esserci esattamente uno di questi che è collegato qua. Sto dando qua, sto prescrivendo l'elenco dei vaccini possibili per i quali si può fare una vaccinazione. Non scrivi tu il vaccino che vuoi, poi speriamo che coincida uno di quelli che sono nell'elenco. Ok, ci vuole un po' per entrare in quest'ottica, perché come vi dicevo noi stiamo disegnando a livello astratto ma pensando a livello concreto, pensando concretamente tra queste istanze cosa significa il fatto che noi disegniamo o modelliamo una certa cosa a livello astratto, e poi a livello concreto lo dobbiamo ancora confrontare mentalmente col mondo reale, vedendo se il comportamento del modello concreto informativo che è implicato, che è conseguenza della modellazione astratta che facciamo, matcha, corrisponde correttamente al comportamento del mondo reale che vogliamo modellare. Quindi non, è normale uscire con mal di testa, ok? Adesso queste relazioni potremo specificarle meglio. Ad esempio, io fatto un po', cioè, ho sperato che non vi foste accorti che quando io ho descritto la reazione scomposta l'ho descritta in due modi diversi, leggendola da sinistra verso destra o da destra verso sinistra.
perché da sinistra verso destra ho detto, guarda, se io ho l'istanza di una famiglia, l'oggetto corrispondente a una determinata famiglia, seguo la relazione composta e troverò tutti i figli che la compongono. Plurale, tutti i figli. Però poi ho detto, se io prendo un figlio, seguo la relazione composta e troverò la, singolare, famiglia di appartenenza. E cos'è che mi fa dire che sia così? Quel modello no. Quel modello non mi dice che una famiglia può avere più figli e un figlio può avere una famiglia sola. Quella relazione lì non è che mi dice no. È simmetrica, è fatto uguale le due parti. Sono io che ho una conoscenza in più del mondo che sa questa cosa. Allora la posso rappresentare. Posso dire anche al modello, guarda che io so questa cosa in più. Posso indicare delle cardinalità a queste relazioni. O molteplicità. Il concetto di cardinalità o molteplicità di una associazione dice, fornisce dei limiti, minimi e massimi, al numero di altri oggetti che possono essere collegati con uno, con ciascuno degli oggetti di una classe. Quindi, dato un oggetto della classe famiglia, quanti oggetti della classe figlio può avere? Minimo uno, se no che ci sta a fare? Massimo, senza limiti. 40? No, spero di no. Ma posso anche farmi la domanda inversa. Dato un oggetto della classe figlio, il Pierino di prima, a quante famiglie può appartenere, in realtà uso il verbo giusto, di quante famiglie può essere componente, perché la relazione si chiama composta, l'inverso di composto è componente. Di quante famiglie può essere componente? Minimo una, massimo una. Non può non appartenere a nessuna famiglia, non può appartenere contemporaneamente a due famiglie, minimo uno, massimo. Quindi noi possiamo separatamente, per le due direzioni nelle quali l'associazione può essere attraversata, specificare le molteplicità minime e massime in un verso e le molteplicità minime e massime nell'altro verso. Ancora una volta, queste molteplicità le descriviamo a livello di classe, ma si applicano, impongono dei vincoli solamente a livello degli oggetti. E questo lo indichiamo scrivendo sulle due estremità della relazione, quindi il fianco delle due classi estreme, due valori numerici separati da puntini. Quindi indicano minimo e massimo. Minimo e massimo. Questo diagramma mi dice che io ho un'auto e ho delle ruote. E l'auto monta le ruote. Ma ogni determinata auto può montare 0-4 ruote. 0 se magari sto ancora montando, oppure me le hanno appena rubate, e quindi sui 4 mattoni, oppure normalmente 4 ruote. E ogni ruota può essere montata su nessuna macchina, è dal gommista, oppure montata su una macchina, la stessa ruota non la posso montare su due macchine diverse. Quindi per definire le cardinalità di una relazione, o le molteplicità di un'associazione, sono sinonimi queste cose, mi devo fare queste due domande. Data uno specifico oggetto di questa classe, quindi data una specifica auto, quanti oggetti specifici, cioè quante ruote, può montare? Minimo, massimo. Data una specifica ruota, seconda domanda, al contrario, su quante specifiche auto può essere montata? Chiaramente giro la relazione al contrario, quando attraverso il senso contrario alla freccia. E questo mi dà le cardinalità ai due lati delle relazioni. In generale potrei mettere qualunque numero come valore minimo, qualunque numero come valore massimo. Nella pratica, dove sono?
Nella pratica i valori minimi e massimi di solito sono sempre solo questi tre che si utilizzano, nella maggior parte dei casi. 0, 1 o molti. Molti indicati con un asterisco. Quindi, come cardinalità minima, si usa spesso 0 o 1. Cosa significa? Una cardinalità minima pari a 1 vuol dire che è obbligatorio partecipare a quell'associazione. Vuol dire che un figlio deve avere una famiglia. Vuol dire che la famiglia deve avere almeno un figlio. Non è ammissibile avere un figlio che non sia in relazione con nessuna famiglia. Invece una cardinalità minima pari a 0 significa che la partecipazione in quell'associazione è opzionale. Può esserci o non esserci. Per la vaccinazione contro la mosca del Nilo può esserci qualcuno che si è vaccinato, ma può anche non esserci nessuno, perché quella non è una vaccinazione obbligatoria. Non tutte le vaccinazioni sono obbligatorie e quindi è normale per alcuni vaccini non avere nessuna vaccinazione. Un bambino appena nato sarà già in anagrafica, ma poverino, ha 2 ore di vita e non ha ancora nessuna vaccinazione. Quindi il bambino può non avere nessuna vaccinazione. Poi le dovrà avere man mano che cresce, ma questo è poi una regola di business, come dicevamo prima, è una regola che determina il funzionamento del sistema. Ma dal punto di vista logico è pensabile, è possibile che un bambino abbia 0 vaccinazioni, mentre invece non è pensabile, non è possibile che un bambino abbia 0 famiglie. Che qui stiamo definendo dei vincoli duri, forti, assoluti, che devono valere sempre. Tanto questi vincoli qua sono quelli migliori, perché poi la base dati stessa da sola è capace ad applicarli. E quindi per casino che facciamo a livello software successivi, siamo sicuri che queste cose qua non si fanno, questi dati qua non si sballeranno mai. Cardinalità massima pari, di solito, beh, mettere una cardinalità massima pari a 0 non vuol dire niente, vuol dire che la situazione non esiste, e quindi scegliamo tra 1 e molti. Cardinalità massima pari a 1 significa che quella relazione è una relazione univoca. Il figlio ha univocamente una famiglia, non può averne. La vaccinazione è fatta a un bambino preciso, non è che è fatta a 3 bambini. Nella stessa data, negli stessi effetti, no, è di quel bambino lì. Quindi tutte le volte che abbiamo una relazione che ci porta a un oggetto univoco dall'altra parte, la cardinalità massima sarà 1. È vietato avere 2, è un massimo. È vietato per un bambino essere collegato a 2 famiglie. È vietato per una vaccinazione, che è l'atto di vaccinare, essere collegato a 2 bambini. No, la vaccinazione deve essere di quel bambino lì specifico. E il molti, vabbè, è libero. Vuol dire che puoi averne 1, puoi averne 2, puoi averne 0, se la cardinalità minima fosse 0, puoi averne 72, dipende dai casi. Quindi abbiamo alla fine 4 combinazioni degne di nota, se non sbaglio. 0, 1, un'associazione univoca opzionale, anzi opzionale univoca, se diciamo prima il minimo poi il massimo. 1, 1, una relazione obbligatoria univoca. 1, molti, relazione obbligatoria molteplice. 0 molti, fa un po' quello che vuoi. Relazione opzionale, ma nel caso in cui ci sia può essere molteplice. Questi sono i 4 casi in pratica in cui si dividono le nostre relazioni. Questo da un lato della relazione, altri 4 dello stesso tipo dall'altro lato della relazione. Quindi abbiamo 16 casi possibili combinando tutte le possibilità. E allora combiniamole. Famiglia figlio.
Ricordiamoci, allora, forse l'unica confusione è da che parte lo scrivo. Allora ricordiamocelo qua. Da che parte metto il 4, da che parte metto l'1? Allora io me lo ricordo in questo modo. Se sono qua dentro, seduto dentro un'auto, quante ruote vedo? 4. Quindi quante ne vedo lo scrivo dalla parte dove le vedo. Se sono dentro una ruota, quante auto vedo? 1. Ok? Solo questione di farsi l'abitudine di dove lo scrivo. Quindi, se sono in una famiglia, da quanti figli è composta una famiglia? Quindi, dato un oggetto di tipo famiglia, quanti oggetti di tipo figlio può avere collegati? Da 1 a molti. Minimo 1, perché se no è inutile che la prendi nel sistema, perché se non ha figli non serve, perché il sistema è fatto per le vaccinazioni dei figli, ma però può avere più di 1. Come faccio a scriverlo? Allora, se io mi avvicino col mouse all'estremità della relazione, vedete che c'è una M piccola, sta per molteplicità, ci clicco sopra e mi propone queste varie scelte. 0,1, 1 che è un sinonimo di 1,1, 0 molti, molti che è un sinonimo di 0 molti, oppure 1 molti, in questo caso 1 molti. E me lo scrive qua. Viceversa, dato un figlio, in quante famiglie può essere in relazione composta? Una sola. E 1 obbligatoriamente. Quindi 1,1. Se vogliamo essere più espliciti, scriviamo pure 1,1, faccio doppio clic e posso modificarlo. No. E lui è troppo furbo e lo capisce, niente. Me lo scrive così. Allora, facciamo la stessa domanda qua sotto. Dato un figlio, questo figlio quante vaccinazioni può subire? Minimo 0, appena nato non ne ha, massimo, mentre appena nato ha già una famiglia, vedete la differenza, e massimo molti, quindi ha 0 molti. Portiamolo un po' più in qua, questo lo portiamo un po' più in su. Una vaccinazione specifica, da quanti figli può essere subita? Quella vaccinazione lì, da quel figlio lì, poi cambio siringa, speriamo, no? 1, fisso. Perché qui non è la classe vaccino che è in relazione con un figlio, e quindi sul vaccino del morbillo ho vaccinato 1000 bambini. La vaccinazione è di quella di quel bambino lì, che è venuto quel giorno e ha avuto mal di testa. Se mi vengono 10 bambini quel giorno a fare la stessa vaccinazione, per fare lo stesso vaccino, avrò 10 fogli di vaccinazione diversi. Ciascuno con delle informazioni, magari la data è la stessa, magari addirittura anche gli effetti sono gli stessi, nel senso che nessuno ha avuto niente, ma sono diversi. Perché ciascuno è relativo a un bambino diverso. Se io ho 10 fogli di carta con le stesse cose scritte sopra, sono sempre 10 fogli di carta diversi. Quindi anche se due oggetti hanno gli stessi valori dei dati, sono comunque diversi tra di loro, sono distinti. Li posso distinguere, ad esempio, perché sono relativi a un figlio diverso, hanno il nome del figlio diverso. Ecco, su fornisce, la vaccinazione fornisce vaccino. Allora, è più facile partire da qua. Il vaccino viene fornito quante volte in una vaccinazione? Detto in italiano viene strano questa frase, no? Però chiediamoci, io ho un determinato vaccino, cioè il morbillo. Quante volte faccio delle vaccinazioni che coinvolgono il morbillo? Hai voglia. 0 molti.
e viceversa, una determinata vaccinazione, quanti vaccini fornisce al bambino? Qui dipende, ma dipende dalla nostra interpretazione. Mi verrebbe da dire uno, cioè se sono venuto a fare la vaccinazione del morbillo, quello è. Se sono venuto a fare la vaccinazione della rosolia, quello. Ok? Quindi la interpretazione più semplice è uno. La realtà è un pochino più complicata, perché ci sono delle vaccinazioni che con un'iniezione sola ti coprono da 3, 4, 5, sono i vaccini multivalenti, che hanno degli antigeni di vaccini diversi. Quindi in teoria quella vaccinazione potrebbe contemporaneamente coprirti o iniettarti più vaccini diversi. Allora dipende, poi è una scelta nostra questa, di funzionamento del sistema. Nel caso in cui ci sia una vaccinazione che ti copre da quattro cose diverse, quindi di fatto nella stessa siringa ci sono quattro vaccini mescolati insieme, okay? La calcolo come una vaccinazione sola che ti inocula più vaccini, e quindi qua ci metto molti, o la calcolo come quattro vaccinazioni diverse, ciascuna delle quali ti dà un vaccino solo, e sono tutte nella stessa data? Devo scegliere. Con due modi diversi di modellare un fenomeno reale che è un pochino più complesso della reazione 1, e tutte e due vanno bene. Vanno bene, ma non sono perfette nessuna delle due. Quindi in questo caso che voi abbiate scelto, allora, in questo caso facciamo i casi possibili. Il testo non parla di questa cosa, per cui, visto che nessuno di noi è masochista, facciamo finta di niente, lasciamo uno, va bene così. Ok? Non complichiamo inutilmente le cose. Inquadratelo. Se invece siamo masochisti, o vogliamo giocare sul ragionamento, che voi abbiate modellato molti a molti, quindi mettendo un 1 a molti su vaccino, per dire, vabbè, questa singola vaccinazione ti sei beccato quattro cose in una, va bene. Oppure non l'abbiate lasciato così, però sottintendendo che quella vaccinazione lì, in realtà, se in un'iniezione faccio quattro vaccini, in realtà ti farò quattro fogli diversi, tutti con la stessa data, e su ciascuno scrivo un vaccino solo. Sono due modi diversi di modellare la stessa cosa. Entrambi validi, entrambi compatibili con le informazioni che abbiamo sul sistema. Allora, se lo volessimo fare, io in realtà lo farei in modo diverso. Fare una classe in più, che la chiamerei multivaccino, e allora farei vaccinazione a uno su multivaccino e multivaccino molti su vaccino. Così è una prova di bomba. Però non era questo il nostro caso, quindi è solamente un per ragionare meglio su quel dettaglio. Però vi rendete conto che ogni passo che facciamo ci sono alcune scelte ovvie, come il figlio di una famiglia, altre scelte meno ovvie che ci richiedono di ragionare non tanto su quello che c'è scritto nel testo, quello sì, ma sull'idea che ci siamo fatti di come funziona questo sistema. Ok? Scusate per il mal di testa che vi ho lasciato, ci rivediamo martedì.